Marte ha sempre stimolato la fantasia dell'uomo. È opinione comune che esistano altre forme di vita nel nostro sistema solare, e particolarmente su Marte. H.G. Wells ha immaginato i marziani come dei mostri tentacolati che invadono la Terra. Altri li hanno descritti come ominidi verdi, ma per quanto si riferisce a quella grotta, non c'era assolutamente niente all'interno. Nessuna forma di vita, soltanto rocce e ghiaccio come su tutto il resto di Marte. E quindi mi dispiace dover smentire il mio collega Hubbard. La nostra missione si è spinta oltre i limiti dell'umano. Siamo arrivati vicino a un collasso nervoso più di una volta. Io sono stato solo più fortunato del mio povero amico, è tutto qui. Figlio di puttana. Era riuscito a convincere anche me. Ora sappiamo che Hamilton ha mentito. Ma non capisco. Se aveva visto quelle uova, perché lo ha negato? Interroghiamo Hamilton di nuovo. Se potessimo, lo faremmo. Il fatto è che non è possibile. Vede, io non ho certo il dono di far resuscitare i cadaveri, maggiore. Hamilton purtroppo è morto 6 mesi fa. Cosa? Sì, il suo aereo privato si è inabissato al largo delle coste della Florida. Ma allora, colonnello, chi può essere il responsabile? Hubbard? Lei ha visto in che stato è. D'altra parte, lui è stato il primo a parlarci delle uova. Perciò io credo che dovremmo indirizzare le indagini in un'altra direzione. Che ha intenzione di fare? Beh, veramente io avrei un piano. Se potessi chiamare il Pentagono e convincerli a darmi l'autorizzazione... Chiami l'aeroporto e prenoti 3 posti sul primo aereo. A classe turistica, come passeggeri qualunque. Si inventi 3 nomi e faccia preparare 3 passaporti falsi. Ok. Washington ha dato il via? Sì, ma purtroppo a certe condizioni, come al solito. Ho solamente 72 ore per risolvere il caso. Se non ce la faccio nel termine fissato, daranno l'allarme e riuniranno una sessione speciale del Consiglio di Sicurezza. Il che significa che le persone che controllano le uova ne potranno approfittare per trovare un rifugio più sicuro. Esatto, ma noi dobbiamo bloccarli prima che lo facciano. Per fortuna abbiamo già una traccia. Sta parlando di quella ditta di caffè in Sud America. Ma che bravo! Bene, sono felice di scoprire che lei non è poi tanto idiota come sembra, Arras. Visto che ormai ho deciso di fare venire anche lei con me. È lusinghiero sapere che i tuoi superiori ti apprezzano davvero. Partiremo subito, vado a fare la valigia. No, non ne ho bisogno. Io viaggio leggero. Allora si prende almeno un pettine di ricambio, ha capito? Ah, sì, ho capito. Voi due preferite rimanere soli. Ci vediamo dopo. Ah, e buon divertimento. Allora, lei che cosa fa? Parte con noi? No, io ne sono uscito tanto tempo fa. Non è stata anche lei a controfirmare il mio congedo? Ma io posso farla reintegrare nel grado in 24 ore, se è questo che vuole. Io me ne sbatto dei vostri gradi. A che cosa mi sono serviti? Con tutti i miei diplomi e le mie benemerenze sono soltanto un rottame. E va bene. Allora rimanga pure a sguazzare nel suo brodo di autocommiserazione, se le piace. Ma io ero convinta che sotto quel rottame ci fosse ancora un uomo. Un uomo che ha avuto il coraggio di andare su Marte. Un uomo che ha lottato fino in fondo per quello che egli pensava che fosse giusto. Un uomo che potrebbe aiutarci a salvare questo fottuto pianeta da un fato più spaventoso della morte. Ma quell'uomo è rimasto lassù, fra i ghiacci di Marte. E non c'è più niente di lui in questo rottame fradicio di whisky. Che cosa farebbe? Niente! Lei non farebbe niente, Hubbard, perché lei ormai è incapace di fare qualsiasi cosa. Lei è un rammollito, un mezzo uomo! Questo è per farle capire che con me è sempre meglio non scherzare. È vero. È proprio così che lei mi piace, Hubbard. Allora,
Che cosa ne dice? La vuol fare questa gitarella in Sud America?